nella stanza dei giochi ha le proprie regole, cui i giocattoli devono sottostare. Tali regole sono arbitrarie e al contempo severe, antichissime e create sul momento, universali e individuali, in parte frutto della superstizione e in parte di una gelida logica. Posso aiutarla? Come si chiamano? Come? Questi due giochi, come si chiamano? Mickey, quello con la bandana arancione, Michelangelo. Tutti e due? Sì, sono uguali. Non possono esserci due giochi con lo stesso nome. Ok, se lo dice lei, va benissimo. Hai mai sognato di essere un eroe? Di star bene. Sono stufo di parlare solo, sempre di far festa. Vi allontano dalla realtà, cazzo. Immagino che gli altri si inventino storie su di me. Forse dovresti farti vedere da qualcuno, sai, prima che peggiori. A te non è mai successo? Voglio dire, questa sensazione. Mi sento osservato. Non ho più controllo sulle cose che faccio, non so, sto di merda. Kawabanga, figlio di puttana! Mi senti? Che cazzo succede? Che cazzo mi hai fatto? Senti, non c'è tempo, devi raggiungere il salone. Che cazzo mi hai sparato in faccia? Che merda di trip è questa, RLSD? Il salone. Merda! Mi affaccio là fuori, ci sono giocattoli ovunque che vogliono farmi la pelle. Ho quasi rischiato che Trap Joe dei Masters mi strappasse i coglioni diretto. Mi vuoi dire che cazzo succede? Sono ostili, devi raggiungere la base della resistenza. La resistenza? La resistenza di che? Aspetta, resta in linea. Hasta la vista, baby! Hanno bisogno di te. Sei il prescelto. Solo tu puoi fermare la rivolta. Ma che dici? Chi è in rivolta? No. Io voglio risvegliarmi. Voglio svegliarmi adesso. Voglio tornare a casa. Voglio tornare ad ascoltare la mia musica a tutto volume. Riparti. Adesso.
Uccideteli tutti! Vatevi avanti, figli di puttana! È una rivolta partita dal basso, come sempre. Alcuni hanno preso autocoscienza e, come sai, non è mai una buona cosa. Quelli verso l'ultimo. Non ho visto l'altro mondo. Non ho visto come li controlliamo. Hanno capito che li abbiamo creati solo per il gusto di usarli, fino a distruggerli. Nonno, ho paura. Non ti preoccupare, Diary. Non ti preoccupare. Giocattoli. Hanno capito che giochiamo col loro mondo e sono stufi di essere giocattoli. La rivolta si sta allargando. Pochi resistono, fedeli allo status quo. I ribelli sono stupidi. Non sanno che questa guerra senza senso... porterà alla totale distruzione. Io? Tu sei l'araldo dell'altro mondo. Devi trovare il primo ribelle e annientare il suo ordigno segreto. Solo così riporterai l'equilibrio tra i due mondi. Solo così i giocattoli torneranno ad essere solo giocattoli. Ma perché io? Cos'ho di speciale? Sei uno che non volta le spalle al prossimo. Mai. Sei uno su cui si può contare sempre, qualunque cosa accada. Ma che cazzo dici? Questo non mi sembra un granché come potere. Come potere speciale. Fidati, sei rimasto solo tu. L'unico giocattolo buono è un giocattolo morto. Qualcosa anche per noi? Solo cadaveri.